Bene, buonasera a tutte e tutti e benvenuti alla conferenza La cultura del dono. Io sono Bianca, con me c'è Gianluca e siamo due soci del Comitato Toscana dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO. Abbiamo organizzato questa conferenza in collaborazione con Admo Toscana. Bene, diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Il professor Matteo Marini, psicologo, psicoterapeuta e docente all'Università di Firenze. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera alla dottoressa Alessandra Campagnano, vicepresidente di ADMO Toscana. Buonasera. Buonasera alla dottoressa Adriana Tognaccini, ex direttrice del Centro Trasfusionale di Pistoia e attuale referente ADMO per la sede di Pistoia. Buonasera a tutti. Buonasera a Nicole Della Monica, appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato, pattinatrice artistica su ghiaccio. Nicole ha rappresentato l'Italia ai Giochi Olimpici di Vancouver, Sochi e Pyongyang. Buonasera e poi, a tutti. Ciao Nicole, diamo il benvenuto anche ad Andrea Benevelli e Tommaso Raspino, che sono due giocatori dell'Urania Basket Milano. Buonasera a tutti. Buonasera. Insieme a loro, a partire dall'obiettivo 3 dell'Agenda 2030, indagheremo il tema del dono nella sua dimensione sociale e collettiva. Faremo poi un approfondimento sulla donazione di midollo osseo, facendo luce appunto proprio sui principali aspetti medici e le domande frequenti. Ricordo a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento che potete commentare sotto la nostra diretta se avete una domanda, un dubbio, una curiosità, specificando magari a chi dei nostri ospiti state rivolgendo la domanda e a conclusione poi della nostra diretta risponderemo. Adesso passo la parola a Gianluca. Grazie Bianca e buonasera ai nostri ospiti e a quanti sono collegati in questa diretta. Come Bianca diceva, noi partiamo per questo evento dall'Agenda 2030. L'Agenda 2030 non è altro che un'agenda per lo sviluppo sostenibile e rappresenta un, un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità, stato, che è stato sottoscritto nel settembre 2015 dai Paesi membri de, dell'ONU. I 17 obiettivi eh, in qualche modo definiscono un grande programma di azione eh, volto al miglioramento della vita delle persone. Nello specifico l'obiettivo 3 è salute e benessere è quello da cui noi oggi eh, partiamo eh, per fare eh, questo appuntamento. E quello che l'obiettivo 3 vuol fare è, è garantire una vita eh, sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Eh, sono necessari, per fare questo, eh, molti sforzi eh, per sradicare completamente un'ampia varietà di malattie e affrontare numerose e diverse questioni relative alla salute, eh, sia che eh, siano esse recenti o persistenti nel tempo. La donazione in questo caso rappresenta un atto collettivo che in qualche modo aiuta la società nel raggiungimento di questo obiettivo. Ed entriamo immediatamente nel vivo di questo argomento, chiedendo appunto al professor Marini, nostro ospite, se ci parla, ci racconta quali sono in qualche modo i benefici che il dono come un gesto empatico possono fornire all'intera società. A lei la parola, professore. Buonasera e salve a tutti. Allora, eh, si parte da un presupposto che è banale, però è l'elemento di base: che quando viene fatto un dono non è che c'è un beneficiario e un erogatore del, del beneficio, Beh, eh, il dono è qualcosa a senso non unico, ma a doppio senso. E questo ce l'hanno detto già dagli anni '90: eh, che di fatto fare del bene fa stare bene anche noi. È alla base un po' anche del del volontariato lo so che da questo punto di vista sembra quasi un'azione egoistica no fare del bene perché allora non esiste più l'altruismo nel senso stretto del termine perché fare del bene sembra quasi fare un beneficio a noi stessi la risposta è sì è fare un beneficio a noi stessi ma in modo sano e quindi la psicologia ci dice che non c'è non solo non c'è niente di male a farlo non è un'azione egoistica è un'azione che fa bene su tutti i fronti potremmo dire che è qualcosa che non ha effetti collaterali e questo insomma ci piace e non poco allora il dono il dono in questa fase non ha il significato del dono in qualsiasi altro momento storico ok il dono cambia di importanza e in questo contesto pandemico il dono ha un significato molto diverso e lasciate che vi spiega vi spieghi un attimino eh, a quali conclusioni un pochino siamo arrivati allora, è inevitabilmente una fase un po' traumatica per tutti. Il trauma arriva in modo diretto o indiretto. Io vabbè che ho sentito persone che mi hanno detto che non è cambiata molto la loro vita, ma dobbiamo prendere in considerazione che anche soltanto vedere in televisione eh, le pare portate da Bergamo è qualcosa che impatta. Impatta non poco sul nostro equilibrio, sulla nostra psiche. E da molti poi è vissuto in modo più diretto. C'è cioè chi il covid l'ha preso direttamente, c'è cioè chi l'ha preso eh, magari indirettamente perché un parente o una persona l'ha preso e magari anche se questa persona ne è uscita in qualche modo, eh, tutti noi abbiamo avuto paura eh, di aver eh, quella chiamata, quella telefonata. Ok? È una fase che ha messo sotto stress tutti, che ci ha fatto veramente. Eh, dire Traumatizzato, termine giusto e non ci voglio girare attorno, è proprio ci ha traumatizzati tutti. Potremmo dire che prima del Covid la popolazione italiana traumatizzata fosse attorno al 20, al 30%, adesso possiamo dire che al 100% tutti noi, in modo più o meno grave, siamo traumatizzati. Dai traumi se ne esce in due modi, dai traumi psicologici, o meglio o peggio. Il concetto di, di spreco a me è sempre stato un po' stretto e io direi che lo spreco della sofferenza è lo spreco peggiore che possiamo fare, perché non diamo un senso a quello che è un vissuto anche sgradevole. Il lockdown è un vissuto sgradevole, la malattia diretta o indiretta è un vissuto sgradevole, ma da una situazione simile si può uscire, si può uscire perché dando un significato a questa esperienza, elaborando questa esperienza, elaborando questo trauma. E noi abbiamo dei meccanismi come esseri umani che siamo eh, meccanismi portentosi di autoguarigione, riusciamo a guarire psicologicamente, non solo psicologicamente, ma psicologicamente. Abbiamo dei meccanismi che ci riescono a tirare fuori da traumi anche molto importanti. Ho visto persone uscire veramente da situazioni molto impegnative. Eh, da psicologo ovviamente eh, ho visto stupri ho visto eh, maltrattamenti, ho visto persone uscire da situazioni belliche e le ho viste uscire, non dico bene, piacevolmente, ma più strutturate e più sane di prima. Ovviamente è un pellegrinaggio eh, l'elaborazione del lutto, del trauma, non è che da un giorno all'altro finisce. Ci sono tante tappe che dobbiamo avere il coraggio di affrontare. E in tutto questo cosa c'entra il dono? Ecco. Ci sono alcuni meccanismi di difesa eh, dai traumi che non ci aiutano. Vabbè, insomma, ci aiutano magari all'inizio, ma poi se ce li portiamo troppo a lungo eh, non ci aiutano. Mi sto riferendo al più banale, al meccanismo per esempio di dissociazione. Quando il dolore diventa troppo intenso, eh, noi prendiamo le distanze da questo dolore, da questa tristezza. E per un periodo è normale, lo facciamo tutti in realtà, la dissociazione paradossalmente avviene per le emozioni troppo inombranti e qualche volta anche, qualche volta per le situazioni fisiche, nel senso il dolore di, eh, non so, di andare dal dentista, qualche volta non è proprio così fondamentale sentirlo mentre ci stanno trappanando i denti, quindi tendiamo un attimino a distociarci. Però l'importante poi a un certo punto è riattaccarci, rincollarci. Ecco, in tutto questo si, si inserisce un po' il dono, okay? Il dono è l'azione empatica per eccellenza. È l'azione empatica che ci consente di lasciarci un po' alle spalle anche la dissociazione, i meccanismi di distacco dalla nostra emotività. Io vedo nelle scuole nelle quali lavoro, eh, qualche volta sembra di camminare nelle chiese. Ok? Facciamo un esempio. Stamattina ero al Marco Polo, lì Titti. Mm? Oh, io eh, so, sono dieci anni che ci lavoro al Marco Polo come psicologo. Sembrava di essere in chiesa. Io sentivo il silenzio. Il silenzio in una scuola, nei corridoi di una scuola. È qualcosa che dà noia, che rimbomba nella testa. ecco, Entri nelle classi, parli con i ragazzi, li vedi mosci, li vedi stanchi, li vedi tristi, cioè li vedi in uno stato emotivo che è quasi improprio dei ragazzi. Il dono si inserisce in questa dinamica, è un gesto relazionale, un gesto empatico, tramite il quale entriamo in contatto con noi stessi e con l'altro. In altre parole, noi diremmo con l'alterità, con l'altro. E quindi che ci consente in modo potente e sano di rientrare in contatto con noi stessi. E quindi, che dire? Io credo che questa iniziativa sia molto importante, perché ci fa vedere come quello che noi facciamo è a beneficio veramente di tutti, della collettività, di colui che riceve il dono, ma anche di colui che lo dà. E mai come in questa fase il dono ha avuto un senso, non solo etico, ma anche psicologico. Ecco. Non ho molto altro da dire in realtà, ma se ci sono delle domande, ovviamente sono a disposizione. Grazie, professor Marini. Io credo che in questo momento storico che stiamo vivendo, parlare di empatia sia davvero importante per tutti, ecco, a prescindere da questa conferenza. Io adesso entrerei proprio nel vivo di questa conferenza facendo un approfondimento sul midollo osseo. Eh, intanto vorrei parlare con la dottoressa Campagnano che è la vicepresidente di Admo Toscana e la ringraziamo ancora per questa collaborazione che, che ha fatto con noi per stasera. Le lascio la parola, dottoressa. Grazie Bianca, buonasera. Eh, siamo noi che ringraziamo. I giovani eh, dell'UNESCO perché ci hanno dato questa opportunità. Vorrei ricollegarmi a quello che ha detto professor Marini, il dono gesto empatico. Sì, un gesto empatico, però teniamo presente che il dono di cui noi parliamo stasera è un gesto anonimo, gratuito, volontario e consapevole. Cioè non è soltanto empatia verso qualcuno, è empatia verso chiunque. Perché poi, come vi spiegherà la dottoressa Sognaccini, diventare donatori di cellule staminali emofoietiche che si trovano nel midollo osseo, significa in realtà essere disponibili a fare un dono a non si sa chi in qualunque parte del mondo. Ora eh, io qui stasera ho l'onore di rappresentare Admo Toscana. Admo Toscana, Associazione Donatori di midollo osseo che è federata con altre Admo regionali, qui appunto prima parlavamo di altre Admo, Admo Marche, Admo Piemonte, Admo Lombardia, per esempio, ma anche Admo Lazio e giù eh, a scendere in Italia che sono federate e eh, in questa federazione noi ci riconosciamo perché appunto eh, divulghiamo il principio del dono di cellule staminali emopoietiche rivolto a chiunque. ADMO eh, in Italia è stata fondata nel 1990, subito dopo la costituzione dell'IBMDR, cioè il registro italiano dei donatori di midollo osseo. Adomo Toscana è stata fondata un anno dopo, nel 1991. Quest'anno compiamo 30 anni che ancora non abbiamo potuto festeggiare adeguatamente, però eh, ci fa piacere ricordare che in questi 30 anni noi abbiamo seguito i progressi scientifici Abbiamo seguito i progressi sanitari anche nell'assistenza, nel modo in cui ci si rapporta con chi ha bisogno di questo dono, ossia con un'umanità sofferente, soprattutto di giovani, e infatti è ai giovani che noi ci rivolgiamo. Noi ci rivolgiamo ai giovani dai 18 ai 35 anni, ai quali chiediamo di tipizzarsi, cioè di attraverso un prelievo piccolo o di sangue o di saliva di dare la possibilità di scoprire il loro DNA HLA che poi viene inserito nel registro IBMDR che è collegato ai registri donatori di tutto il mondo. Praticamente si entra in un database mondiale perché e non a caso dico database, perché il trapiantologo inserisce i dati del malato che deve trovare un donatore perfettamente compatibile e la compatibilità è uno a 100.000. La cosa più drammatica è quando un malato non riesce a trovare un donatore, né in famiglia né fuori cosiddetto gemello biologico e quanto di più raro si possa immaginare. Quindi proprio per questo, in un momento oltretutto così grave, così drammatico come quello che abbiamo attraversato, guardare a chi sta peggio di noi, accettare eh, la nostra proposta. Noi non chiediamo a tutti di tipizzarsi così. C'è un procedimento sanitario per la sicurezza del donatore e del ricevente. Noi però ci battiamo perché il dono sia un gesto consapevole di una persona che quando decide di iscriversi, superato anche l'impatto emotivo, poi alla chiamata di un centro tra pianti risponda sì. E questa è una cosa bellissima. Noi abbiamo fra i nostri soci sia riceventi sia donatori. Persone che non si sentono eroi, ma si sentono persone, proprio persone, nel senso direi latino del termine. La persona come colui che per, riguarda gli altri, i suoi simili, come fratelli, come sorelle, anche se sono perfetti sconosciuti. Quindi noi cerchiamo di fare come possiamo nei tempi ordinari l'abbiamo fatta nelle scuole nelle piazze eh, attraverso le forme più diverse abbiamo fatto anche le tipizzazioni cioè eh, la raccolta di campioni eh, di materiale biologico in Lombardia, per esempio, eh, prelevano anche la priorità di sangue. In Toscana l'abbiamo fatta con i zamponi salivari e questo ha consentito al registro italiano di aumentare molto il numero dei potenziali donatori. Noi vorremmo continuare, vorremmo continuare, ci auguriamo che eh, presto potremo riprendere. Le nostre attività in presenza. Ci fa piacere anche se, appunto, questi strumenti tecnologici ci hanno consentito di eh, rivolgerci a una platea molto vasta. Grazie. Grazie, dottoressa, e speriamo davvero che questo sia solo l'inizio di questa collaborazione. Grazie a nome di tutti noi. Io continuerei proprio questo percorso nel, nel, nell'andare a scoprire qual è l'iter da seguire per diventare donatori con la dottoressa Tognaccini. Ma prima di tutto, dottoressa, vorrei che lei ci chiarisse una, una cosa fondamentale, perché purtroppo su queste tematiche c'è tanta disinformazione. Quindi io le farei proprio eh, una domanda basilare: Qual è la differenza tra il midollo osseo e il midollo spinale? hai ragione, è una domanda fondamentale penso che quando vado nelle scuole la prima cosa che ho imparato a dire prima ancora di spiegare ai ragazzi cos'è il midollo osseo prima dico loro che cosa non è perché il midollo osseo non è il midollo spinale ed è importante che sia chiaro perché non avete idea di quante volte ci sentiamo dire ma non rischierò mica di rimanere paralizzato a donare il midollo assolutamente no perché non è il midollo spinale il midollo spinale cos'è? Il midollo spinale è tessuto nervoso, è praticamente una sorta di cordone lungo che sta appoggiato alla colonna vertebrale e in quanto tessuto nervoso ovviamente non si può donare. Il midollo osseo invece cos'è? Il midollo osseo praticamente è sangue. Perché si chiama midollo osseo con questo termine che a noi non piace perché lo fa confondere con l'altro? Si chiama midollo osseo perché sta principalmente all'interno delle ossa. Le ossa hanno una parte esterna più compatta. E una parte interna più spugnosa, dove è accolto questo midollo, che si chiama appunto midollare dell'osso. Siccome sta dentro la midollare dell'osso, ecco che gli viene il nome di midollo osseo, però è sangue. Cos'ha di diverso rispetto al sangue che circola in tutto il resto del corpo? È particolarmente ricco di quelle cellule a cui accennava prima Alessandra, cioè di cellule staminali emopoietiche. È un termine tecnico che vuol dire. Cellule che danno origine a tutte le cellule del sangue. Il professor Rossiferrini, che ormai è, ci ha lasciato per l'anzianità e che è il fondatore del Centro Trapianti di, di Firenze, l'ho sentito varie volte chiamarle le mamme delle cellule del sangue. Cioè, in pratica, cosa sono? Sono delle cellule indifferenziate, ognuna delle quali non è in grado di fare né il lavoro dei globuli rossi, né quello dei globuli bianchi, né quello delle piastrine, però sanno riprodursi cioè da ognuna di queste cellule staminali ne derivano altre due, da ognuna di quelle due altre due e così via, e quindi capite anche voi che da relativamente poche cellule staminali si riescono poi ogni giorno a produrre miliardi e miliardi di cellule. Queste cellule nel midollo man mano maturano anche, quindi pian piano non sono più staminali, ma diventano cellule che sanno fare un compito specifico. Alcune diventano globuli rossi, altre diventano globuli bianchi, altre diventeranno piastrine. Quindi in pratica queste cellule staminali del midollo sono in grado, se io le trasfondo a un paziente che ha problemi di un certo tipo, sono in grado di ricostituire tutto il patrimonio che avrebbe fatto il midollo, quindi di ricostituire tutti i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. Quindi sono delle cellule, diciamo così, estremamente importanti. E quando si parla di donazione di midollo osseo, si parla di donazione di cellule staminali emopoietiche. Questo tanto per chiarire e togliere qualunque tipo di dubbio. Mi chiedevi del percorso. Se uno vuole diventare donatore, che cosa deve fare? Allora, le, le possibilità sono varie, eh? a parte gli eventi in piazza a cui accennava prima la dottoressa Campagnano, che purtroppo appunto fino ad ora non abbiamo potuto fare e che si spera di poter ricominciare a fare. Però uno può rivolgersi all'albo della sua zona oppure al centro trasfusionale o una modalità che sta prendendo sempre più piede anche in Toscana è quello di andare praticamente sul sito internet di donatoriadmo.org dove praticamente la persona può vedere un po' di materiale informativo, lasciare i suoi dati, addirittura scaricare il questionario anamnestico, cioè tutti i moduli che gli servono poi per recarsi eventualmente al centro trasfusionale e diventare davvero un donatore di mitollo. Verrà ricontattato poi dall'Admo, in questo caso noi Admo Toscana, ma dalle Admo delle varie regioni. Il donatore può scegliere già in questa prima iscrizione online in quale centro trasfusionale vorrebbe andare a fare la tipizzazione e l'Admo regionale addirittura gli prende già l'appuntamento per andare. Cos'è la tipizzazione? Perché prima la campagnana accennava alla tipizzazione. Allora, ognuno di noi è diverso dall'altro. Eh, per alcune caratteristiche si vede, basta guardarci, siamo uno differenti dall'altro per altezza, costituzione fisica, colore degli occhi, dei capelli, ma siamo ognuno diverso dall'altro anche per una quantità di proteine che sporgono praticamente sulla superficie delle cellule, che si chiamano antigeni di istocompatibilità, cioè antigeni di compa della compatibilità tessutale. Eh? E sono quelli che ci dicono se io e te siamo compatibili oppure no. Perché è importante questa compatibilità? Perché ovviamente noi non possiamo trapiantare delle cellule staminali da un donatore a un paziente se questi due non sono compatibili, perché altrimenti si rigetterebbero a vicenda e il trapianto ovviamente non funzionerebbe. Quindi è importantissimo che ci sia la compatibilità tra donatore e ricevente. Quanto più alta è la compatibilità tra donatore e ricevente, tanto migliore poi è l'esito del trapianto. Come diceva prima Alessandra, purtroppo la compatibilità è 1 a 100.000. Quindi capite bene che 1 a 100.000 per uno che ha bisogno non è un buon numero, eh? è un numero un po' bruttino. 1 a 100.000 però ci dice anche che se in quella sorta di registro mondiale ci sono miliardi di persone che ha bisogno, quasi sicuramente troverà un donatore compatibile. Se invece in quella sorta di registro mondiale ci sono pochi milioni di persone forse uno che ha bisogno, non è detto che trovi all'interno del registro un donatore compatibile. Un discorso diverso è invece la compatibilità nell'ambito della famiglia, ve la soltanto, perché siccome quello che determina il, questi caratteri, cioè, queste, cioè questi mh, antigeni di istocompatibilità, sono caratteristiche genetiche ereditate dal bab e dalla mamma, tra fratelli e sorelle la probabilità di essere compatibili è di 1 a 4, quindi è del 25%. Per cui se un paziente ha dei fratelli o delle sorelle ha una buona probabilità di trovarlo in questo ambito, infatti circa un 25% 30% dei pazienti lo trova in ambito familiare, altrimenti deve accedere al registro di cui parlava prima Alessandra. Um, vado avanti a ruota libera, vuoi chiedermi qualcosa di Sì, dottoressa, volevo chiederle quali sono le due, le due modalità per donare. Perché una volta che noi magari eh, ci siamo iscritti nel registro donatori e riceviamo la chiamata perché c'è qualcuno che sta attendendo il nostro midollo, come avviene poi la donazione? Ok. Allora, la cosa importante, hai fatto bene a ricordarlo, e spieghiamolo anche quando uno decide di iscriversi, Uh, abbiamo detto, magari va sul sito di Admo, poi va in un centro trasfusionale, riempie un questionario in cioè un questionario dove gli vengono fatte tutta una serie di domande sulla sua salute attuale e, e pregressa, eh, fa un prelievo nel trasfusionale di solito di due provettine di sangue piccoline, insomma da, di pochi millilitri, queste provettine servono per fare la tipizzazione che dicevamo prima del sistema HLA e viene inserito nel registro. Per iscriversi nel registro deve avere meno di 36 anni, cioè non deve avere ancora compiuto 36 anni, nel registro rimane fino a 55, però per il momento non fa nient'altro. Farà qualcosa, cioè donerà, solamente se da qualche parte nel mondo uno di quei pazienti che ha bisogno di fare il trapianto risulterà compatibile con lui. In quell'occasione lì il donatore verrà richiamato, farà ovviamente di nuovo dei test per verificare la compatibilità con quel singolo paziente. E se è veramente è compatibile, e ancora la volontà di donare, farà tutti gli esami per verificare se è anche idoneo. Quindi, a seconda delle modalità di donazione, farà tutti gli esami del sangue, la radiografia del torace, l'elettrocardiogramma. Se dovesse donare dall'osso, la visita dall'anestesista, o anche altri esami a seconda di quello che i medici ritengono necessario per essere sicuri che sia sano e che questa donazione non gli crei problemi. Se poi va tutto bene, è compatibile dai doni, quindi va alla donazione. Le modalità di donazione possibili sono due. Una è quella più classica, che è quella dall'osso, quindi la vera e propria donazione di midollo-osso: l'osso da cui si fa il prelievo è la cresta iliaca. La cresta iliaca, se vi toccate il fianco, sentite che c'è un osso bello grande, quella è la cresta iliaca, quindi è un osso del bacino. L'ho preciso perché al solito qualcuno poi lo confonde con le vertebre e si ritorna al solito problema di prima. Quindi l'osso da cui si fa il prelievo è la cresta iliaca, che è un osso molto spesso, contiene tanto midollo e quindi permette di raccoglierlo per mezzo di punture multiple dell'osso, quindi non rimane cicatrici, non rimane niente. Però capite anche voi che dovendo bucare l'osso è necessaria un'anestesia, che di solito è un'anestesia pedurale o un'anestesia generale. In genere il donatore diciamo fa tutti gli esami prima, una volta che è ritenuto idoneo viene fissata la data della donazione, fate conto che sia domani mattina. Spesso il donatore viene ha ricoverato stasera, domani mattina almeno è già lì e fa la donazione. Eh, la donazione è un intervento chirurgico, quindi si fa in sala operatoria, come vi dicevo, in anestesia. Dura circa un'oretta, dopodiché il donatore viene trattenuto per quella giornata lì e di solito anche la notte fino alla mattina dopo per essere sicuri che non abbia problemi. Dopodiché, la mattina dopo viene di nuovo visitato, fatto il controllo degli esami e mandato a casa. Per scrupolo, in genere, gli danno 5-7 giorni di riposo, diciamo così, per un via cautelativa. Eh? Anche se vi posso dire che, noi, per esempio, nel nostro gruppo abbiamo un ragazzo che ha donato. E lui diceva chiaramente: Mi hanno dato una settimana di riposo dal lavoro, a lavorare non ci sono andato. Però lo faccio proprio dopo tre giorni è andato in bicicletta. Ecco, questo tanto per darvi un'idea dell'impatto che la donazione può avere, soprattutto in un ragazzo giovane, sano, a maggior ragione se è maschio, perché in genere ha più glopi rossi e quindi anche l'emoglobina più alta, lo sente ancora meno. Questo per quanto riguarda la donazione dall'osso, che oggi è rimasta soltanto in un 20% circa dei casi. In genere quando il paziente è da trapiantare è un bambino. Nella maggior parte dei casi, quando il paziente è un adulto, spesso la donazione viene fatta dal sangue periferico, che tradotto in maniera più semplice vuol dire dalle vene delle braccia, come una donazione di sangue normale. Eh? È una procedura che si chiama stamino-aferesi. Aferesi dal greco vuol dire portare via. Io voglio portare via le cellule staminali, quindi stamino-aferesi, l'aferesi delle staminali. Come funziona? Praticamente il, il sangue viene prelevato da una vena ad un braccio, anziché andare in una sacchettina come si fa quando uno dona il sangue, va attraverso un kit di plastica sterile monouso per cui il donatore non ha nessun rischio di trasmissione malattie infettive, all'interno di un separatore cellulare che non è altro che una centrifuga che sfruttando la, il diverso peso specifico dei vari elementi li separa tra di loro. Raccoglie nelle, in una sacca le cellule staminali e restituisce tutto il resto al donatore da una vena dell'altro braccio. È una procedura che dura 3 o 4 ore, quindi magari un po' noiosa, eh? però non richiede anestesia, non richiede ricovero ospedaliero, si fa in un centro trasfusionale. Quando uno ha finito, prende le sue gambe, va a casa e non deve fare nient'altro. Quello che ha dovuto fare nei 3-4 giorni precedenti è una punturina di un fattore di crescita. Che è uguale a un fattore di crescita che l'organismo fa da sé, che si chiama GCSF, perché fa la punturina in più? Perché chiaramente l'organismo produce la quantità che gli basta per fare rinnovare le sue cellule staminali e fare i suoi globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Noi, invece, con questa iniezione dall'esterno vogliamo spingere le staminali a riprodursi più in fretta e vogliamo anche far sì che il midollo se le faccia scappare, diciamo così, dall'osso quando sono ancora staminali. Senza essere già diventate globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, in modo da poterle pescare dal sangue periferico. Questa terapia con questo fattore di crescita può dare una sintomatologia simile-influenzale, quindi un febbricola o dolori ossei, giusto in quei tre giorni che uno la prende. Anche se ho conosciuto tanti donatori che hanno e anche familiari che hanno donato da periferico, nessuno di questi ha avuto assolutamente niente, però in ogni caso anche a chi gli viene quando smette di prendere l'iniezione chiaramente gli passa tutto. Queste sono le due modalità principali eh, con cui si può donare il midollo. Nel frattempo appunto uno è soltanto un potenziale donatore di midollo, perché si iscrive e aspetta che da qualche parte in qualche momento lo chiamino, eh? Grazie dottoressa. Io adesso le farei un'ultima domanda che secondo me è anche la più importante per chi in questo momento si sta ascoltando, e cioè qual è l'importanza di un trapianto per un paziente che è in attesa di riceverlo? Allora, il trapianto per un paziente che è in attesa di riceverlo è fondamentale, e perché un paziente è in attesa di riceverlo? Perché ci sono delle malattie, alcune più note come la leucemia, che vedo anche nelle scuole in genere una più o meno sanno tutti, eh? Altre meno note che possono essere sempre malattie del sangue, tumorali e non tumorali, o anche malattie non del sangue, che a un certo punto nel loro percorso di cura hanno bisogno di un trapianto, cioè hanno bisogno in qualche modo di azzerare il midollo del paziente e metterci in un altro sano, detto proprio in sordoni. Perché il trapianto questo è, cioè è la sostituzione di un midollo osseo che non funziona più o che funziona male, producendo cose sbagliate, con un midollo sano, quindi con delle cellule staminali sane. Che possa aver prelevato a una persona sana, che può essere un familiare o appunto un donatore da registro. E perché è fondamentale? È anche fondamentale che l'attesa non si prolunghi esageratamente perché in genere queste malattie, tranne forse la talassemia, che è una malattia genetica, insomma, lascia più tempo, ma se no, in genere queste malattie, voi le leucemie, voi la plasia midollare, non sono delle malattie che danno al paziente anni di tempo. Cioè il paziente va trapiantato nel momento giusto, quindi nel momento in cui la sua malattia è sotto controllo, in cui fisicamente sta bene da poter affrontare un trapianto. Ed è fondamentale perché se il donatore c'è e quindi se il trapianto si riesce a fare, in un'alta percentuale dei casi, ormai veramente in un'alta percentuale dei casi, la malattia si risolve e la persona è guarita, proprio guarita. Eh? Altrimenti, se il donatore non si trova, quello rimane magari in lista d'attesa per vario tempo e poi si vedono quelle cose a cui accennava prima la dottoressa Campagnano. Per cui, magari, poi vedi familiari più o meno disperati che scrivono su Facebook, fanno girare su tutti i gruppi WhatsApp del mondo che cercano donatori perché non riescono a trovarlo nel registro. E quindi è importante che quei donatori nel registro ci siano già. Cioè è importante non cercarli al momento, poi per carità è sempre meglio di niente, però è importante non doverli cercare al momento perché c'è una bambina che abita magari vicino a casa mia e avrei piacere che venisse trapiantata. È importante che chi ha voglia di farlo, chi si sente di farlo, si iscriva per tempo in maniera da essere già in quel registro, perché questo accorcia molti tempi. Questo accorcia molti tempi. Trovare un donatore nel registro compatibile, fa sì che nel giro di un mese, due mesi, diciamo due mesi, si possa andare al trapianto, mentre se io devo sperare di tipizzare tutto un paese, poi magari che poi la probabilità di trovarla compatibile proprio tra quelli spesso è una piena illusione. Quindi è, è fondamentale che ci siano tante persone, proprio perché il trapianto non è una cosa che si fa per curare una malattia banale, che, oppure anche grave, ma che ha altre opzioni terapeutiche. Quando si va al trapianto è perché l'opzione terapeutica migliore per quella malattia, per quel paziente, è il trapianto. E quindi trovare un donatore, nella stragrande maggioranza dei casi, vuol dire guarire, Fa, tornare a fare una vita normale, tornare a lavorare, se una, una famiglia torna da propri figli, da propri genitori, da propri amici, cioè vivere. Questa è la cosa fondamentale. Grazie dottoressa perché ci ha fatto veramente un quadro molto chiaro su cosa significa donare il midollo osseo, qual è l'importanza di questo gesto e soprattutto come si diventa donatori. Io mi riallaccio proprio alla sua ultima risposta perché io stessa ho affrontato un trapianto di midollo osseo. Eh, nel mio caso il mio grande dono è stata mia sorella perché eravamo compatibili al 100%. Eh, due anni fa mi è stata diagnosticata una leucemia e dopo pochi mesi ho appunto affrontato questo trapianto ed è lì che ho conosciuto ADMO, questa bellissima associazione che esiste in tutta Italia. Ora io ho pensato tanto cosa raccontarvi stasera perché effettivamente quando si arriva a una diagnosi del genere la tua vita veramente cambia da un giorno all'altro e quindi ci sarebbero tanti aspetti su cui io mi potrei soffermare e che potrei condividere con voi. Ho pensato di non parlare dell'aspetto della mia storia clinica, quindi non starò qui a raccontarvi quanti cicli di chemioterapia ho fatto oppure quanti ricoveri ho fatto. Ecco, ho deciso di mettere da parte la, la parte ospedaliera e sanitaria e condividere con voi delle riflessioni che io ho fatto durante questi due anni. Io mi ricordo benissimo quando due anni fa mi ritrovai ricoverata all'ospedale Lescotte di Siena e la sera mi venne a trovare mia sorella. Io le dissi dopo che mi venne data questa diagnosi Vittoria, secondo me questa può essere una grande opportunità per la mia vita. Ecco questa parola che dal primo giorno mi è risuonata in testa, quasi come se boh, qualcuno me l'avesse mandata davvero, ed è una parola che mi ha accompagnato per tutti e due gli anni, per tutto il percorso che ho affrontato. Anche stasera, per me, è una grande opportunità perché se siamo qui a parlare di questi argomenti, è anche grazie alla mia malattia e quindi io veramente provo una gioia immensa. Però eh, c'è da dire che non tutte le persone con cui ho parlato, alcune persone, diciamo, non, non vedevano questa mia malattia come un'opportunità. A volte mi è stata detta questa parola disgrazia, mi è stata come riferita quando si parlava di questa malattia come se io vivessi una disgrazia, una tragedia e ogni volta che mi veniva riproposta questa parola, io non la sentivo mai come se veramente mi appartenesse, perché in realtà quello che io stavo vivendo sicuramente è stata la la difficoltà più grande della mia vita, e non, non sto qui a negarlo, e anzi non voglio neanche togliere di dignità alla mia sofferenza perché c'è stata, però non ho mai ecco, sentito quell'attaccamento a questa parola, e questo non per cattiveria di chi mi rivolgeva a questo termine. Ma eh, sicuramente per una forte disinformazione che c'è su queste tematiche. Io stasera proprio vorrei che si normalizzassero certe malattie, perché purtroppo ognuno di noi conosce un amico, un parente, un amico di un amico che ha avuto a che fare con un tumore. Ecco questa parola tabù che purtroppo a volte abbiamo anche parola, abbiamo paura di pronunciare a voce alta, no? tumore. Invece, secondo me è importante che se ne parli, che se ne parli sempre di più, perché purtroppo Purtroppo sono malattie che fanno parte della nostra quotidianità e che sono all'ordine del giorno. Quindi eh, questa comunicazione verbale che mi è stata riferita ogni volta mi, mi faceva rimanere male. Purtroppo però ecco la comunicazione non è solo verbale, è anche non verbale e mi ricordo di quando io qualche volta andavo all'ospedale per fare le terapie, avevo il turbante e mi sentivo degli sguardi che incrociavano il mio di persone sconosciute, che magari erano in ospedale per altre cose, che mi guardavano con uno sguardo un po' di pietà, un po' di compassione. Ecco, anche quegli sguardi mi facevano male, perché era ancora una volta un sentirsi il doppio del peso della malattia che già portavo sulle spalle. Ripeto nuovamente, ancora, non è assolutamente per cattiveria di quelle persone, ma è proprio per mancanza di conoscenza di certi argomenti e perché a volte si ha anche paura di parlarne. Invece, parliamone e stasera ne è un esempio io mi ricordo che in questi mesi ho, ho letto questa frase che mi ha molto colpito che dice che nella vita non abbiamo sempre la possibilità di controllare gli eventi infatti in questo caso la leucemia è stata mi è capitata è stata un caso non l'ho cercata e non l'ho voluta mi è semplicemente toccata però abbiamo sempre la possibilità e la capacità di reagire quindi, questa per me è stata una, una frase molto, molto potente, perché l'idea che comunque eh, qualsiasi cosa ti possa accadere con una malattia pesante come la mia, io posso decidere come reagire a questo e questo si ritorna no, un po' alla parola, alla grande opportunità che è stata per me questa malattia e che appunto spero e mi auguro mi dia la possibilità di fare eh, altre, altri eventi come questo, insomma, eh, e, e, ecco sia soltanto l'inizio per, per un percorso in, questo, in, questo, in questa direzione ho letto anche eh, una frase perché mh, in questi mesi ho, ho ascoltato tante testimonianze di giovani malati, di ragazze e di ragazzi. C'era una ragazza malata di fibrosi cistica che eh, diceva che noi malati non siamo conchiglie vuote in attesa di essere riempite dalla guarigione. E questa per me è un'altra immagine davvero molto potente perché è vero, perché anche nel momento della malattia... Nonostante tutte le limitazioni e le restrizioni che purtroppo ci sono, comunque... Puoi fare e puoi vivere in un modo diverso, ma a volte il cambiamento non è sempre sinonimo di peggioramento, può essere semplicemente un'evoluzione. E a me questo mi ha dato molto coraggio perché mi ha fatto sentire che anche nel momento della malattia potevo, eh, potevo creare, potevo pensare e questa, eh, questa conferenza ne, ne è un esempio. Quindi mi faceva veramente piacere condividere con voi questa mia testimonianza che. Capisco, possa essere un po' differente dalle, eh, dalle abituali in cui si parlano molto spesso degli aspetti più clinici, ma io ho volutamente scelto di, di non parlarne. Quindi vi invito a nome di paziente di iscrivervi ad Admo perché è un'associazione veramente che non dà soltanto al ricevente ma anche al donatore questo ritorno un po' a quello che diceva il professor Marini no? il dono non è mai univoco ma è sempre più univoco e io lo posso dire con mia sorella che ovviamente è stata la mia donatrice e il rapporto che, che, che è straordinario e che diciamo rimarrà per sempre diverso a prima quindi ci tenevo a darvi la mia testimonianza grazie Grazie Bianca per la testimonianza, io credo sia fondamentale parlarne, come hai tu, tu eh, parlarne è importante per capire che le, le cose esistono, non, non devono essere dei tabù e, e condividere con le altre persone delle esperienze, ma anche eh, dei sentimenti, del, delle pensieri è fondamentale per far arrivare un messaggio e rendere partecipi anche delle persone che mh, fondamentalmente possono non conoscere un determinato argomento. E, e qui ci riagganciamo in qualche modo a quello che un po' è stato eh, l'ultimo anno e mezzo, se ne è parlato già diversamente nei vari interventi eh, dei nostri ospiti. Eh, sicuramente quest'anno di pandemia, in qualche modo, ha catalizzato eh, le informazioni e l'opinione pubblica rispetto alla, appunto al coronavirus, lasciando un po' in secondo piano eh, delle altre malattie. Che eh, però continuavano a esserci. Quindi eh, le campagne di, di lotta, di, eh, di informazione andavano avanti. E proprio in quest'ottica in quest eh, si inserisce eh, un. Eh, un accordo tra il CONI ed ADMO eh, stipulato appunto eh, il 19 marzo di quest'anno al For Italico eh, dal presidente del Comitato eh, Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò e eh, dal presidente di ADMO eh, Rita eh, Malavolta. Eh, questo, eh, questo obiettivo, eh, questo protocollo di intesa, appunto, ha l'obiettivo di educare i giovani eh, attraverso eh, le società sportive, eh, educarle appunto alla cultura della donazione. E in in particolare appunto con, con ADMO alla donazione di midollo osseo, che appunto al momento risulta l'unica cura efficace rispetto a molte malattie del sangue. Eh, di questo appunto vorrei parlarne con Nicole Della Monica e chiederle appunto intanto mh, come sportiva del CONI eh, se Mari ci può raccontare un po' meglio ris rispetto a come l'ho fatto io eh, questo protocollo d'intesa, ma soprattutto eh, conoscendo anche la, eh, le campagne e l'impegno di Nicole come sportiva e come sportiva tipizzata eh, rispetto appunto a questo argomento. Allora, in realtà non è, non è che ci sia qualcosa precisamente scritto che riguarda questo accordo, però a parere mio è una cosa molto importante perché andiamo ad unire la forza dello sport, l'immagine forte che ha lo sport e che possiamo avere noi atleti a quello che eh, è sicuramente la, la necessità di informare relativamente a questo argomento così importante che è quello della donazione, l'iscrizione al registro dei donatori. Sicuramente quello che penso io è che si cercherà appunto di sfruttare l'immagine dei tanti atleti che con piacere vedo eh, che sono già iscritti al, al registro per dare informazione, per anche perché no, magari ai più giovani eh, cercare di spiegare che quello che è stata la nostra decisione, il perché eh, abbiamo appunto deciso di iscriverci. Eh, per quanto mi riguarda, è stata un po' una cosa casuale, perché mi era arrivata una. Una richiesta da parte di una delle varie associazioni regionali di, di ADMO. Um, C'era una campagna in corso, mi chiedevano di, di mettere un post sui, sui social. E io, ovviamente, ho detto sì perché la trovavo una cosa molto, molto importante. E da lì sono stata contattata da uno dei volontari che, appunto, mi ha chiesto: Ma visto che tu hai fatto la campagna, ma perché non ti scrivi? E, e così io, che ne sapevo assolutamente zero, ho iniziato il mio percorso di formazione, grazie a questo volontario che mi ha spiegato il tutto. E alla fine, dopo un anno, ho deciso appunto di, di scrivermi io stessa. Quindi ritengo che sia una cosa molto importante, grazie allo sport e grazie alla forza eh, che, che ha mh, anche appunto sui social e, e l'immagine che possiamo dare sicuramente. Eh, poter sfruttare eh, questa come occasione per, per condividere un messaggio così importante. Grazie mille Nicole per uh, quello che ci hai raccontato. Credo che appunto, sia fondamentale inform informarsi prima di tutto perché per la disinformazione spesso ci pone anche dei limiti rispetto a quello che facciamo che, o che potremmo fare. E poi appunto dopo essersi informati... Credo sia fondamentale anche informare le altre persone per eh, met metterli, come dire. Eh, insieme e darle appunto le informazioni e renderli parte di, eh, di un processo che è un po' è quello che anche noi stiamo cercando di, di fare eh, stasera ma eh, speriamo anche in futuro con altre a, iniziative ed attività eh, grazie ancora mille Nicole per, quel, per essere con noi per quello che fai eh, in queste campagne di informazione e di sensibilizzazione eh, vorrei chiedere adesso ad Andrea Benevelli e intanto anche a lui vorrei chiedere come, cosa lo ha spinto a attivizzarsi e a intraprendere anche lui queste campagne di sensibilizzazione e in secondo luogo lui come, come leader come, come capitano se pensa che lo sportivo per l'appunto possa diventare una figura di riferimento rispetto al tema della donazione Oh, grazie. Allora, sì, eh, la mia conoscenza di, di Admo è, è venuta un po' per caso. Eh, anche qui, grazie, grazie a un volontario, e, e questo mi fa, mi fa mi, vorrei dire quanto importanti sono i volontari per far conoscere quello che è Admo e cosa c'è dietro Admo. Eh, è nata per caso perché, dopo, alla fine di una partita, un, um, un ragazzino che era venuto a vedere questa partita mi aveva chiesto una foto: era un nostro tifoso. E la sua mamma, che era con lui, che poi è diventata un'amica, eh, era appunto una volontaria dell'Admo, mi ha chiesto: Ma perché non. Tu lo conosci Admo? Perché non, eh, non ti vuoi tipizzare? Io al tempo veramente avevo conoscenze zero in materia e quindi pian piano mi sono fatto educare, mi sono fatto spiegare cosa, cosa volesse dire, quali fossero le dinamiche dietro appunto alla tipizzazione, alla donazione, perché eh, come è stato detto più volte c'è tanta, tanta disinformazione e io in primis devo ammettere che non, non sapevo tante cose. E, e da lì poi io mi sono reso conto di quanto bello fosse questo gesto, di quanto eh, bene potesse fare sia All'altra persona che a me stesso, quindi un doppio beneficio. Eh, e quindi questa azione empatica verso, 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 verso la, la collettività ehm, mi è sembrato un gesto, un gesto importante da fare. E da lì poi è nato tutto il processo, eh, nonostante poi il, il discorso del Covid, quindi le problematiche per riuscire a tipizzarsi um, all'inizio di quest'anno uh, mi sono tipizzato anche perché eh, ho 35 anni quindi proprio allo scadere sono riuscito a, a entrare nel registro e, e niente questo diciamo è un po' la, il mio è come sono entrato a conoscenza di Arno per quanto riguarda il discorso del, del capitano del mio ruolo da, 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 da giocatore sia all'interno della squadra che verso, verso l'esterno Uh, beh, il ruolo di, di. Innanzitutto partiamo dal presupposto che giocare um, in una squadra, quindi fare uno sport di squadra, ti, ti porta già di, di partenza a voler aiutare i tuoi compagni di squadra, a voler cercare di aiutare gli altri. E quindi, da questo presupposto, aggiungendoti il fatto che io, comunque, da più anziano della squadra ero anche capitano, um, oltre a essere un onore, comporta anche certi oneri. Tra questi, anche aiutare i più giovani a crescere aiutarli a conoscere, a crescere e migliorare non solamente in campo ma magari anche, anche fuori. Quindi eh, da questo punto di vista qua c'è stato per me un, un voler far conoscere i miei compagni di squadra, soprattutto i più giovani, quali erano le dinamiche dietro, dietro Admo, eh, cosa voleva dire tipizzare. Eh, però poi anche verso l'esterno, verso i tifosi, per quanto possa essere grande o piccola la visibilità o la popolarità che ha un, uno sportivo, eh, ha comunque una visibilità maggiore rispetto a una persona tra virgolette normale, e quindi questo lo aiuta a veicolare certi messaggi e veicolare il messaggio. Eh, sul donare il mi do midollo su quanto sia importante questa azione eh, penso, che sia, penso che sia fondamentale per questo eh, reputo, reputo che sia proprio importante per noi atleti eh, grandi o piccoli che siamo, famosi o non eh, dare la possibilità di far conoscere, veicolare questo messaggio far, far, far conoscere a tifosi amici eh, Cosa vuol dire donare, quanto sia importante, anche considerando quanto è basso il rapporto tra, tra dell'1 a 100.000 sulla, sulla compatibilità. E, e quindi, ehm, diciamo, questo mi ha spinto ancora di più a voler veicolare questo messaggio e far conoscere il più possibile Admo. Diciamo, questa è un po' la mia, la mia esperienza con, con AdMo. Grazie mille. E... Per questa testimonianza, soprattutto per uh, aver messo in luce in qualche modo il ruolo dello sport in questo processo, per l'appunto crediamo sia fondamentale, soprattutto per arrivare a molte più persone, soprattutto mh, persone anche giovani che probabilmente vi seguono e vi prendono anche a modello eh, o punto di riferimento per determinate scelte. A questo punto vorrei chiedere eh, a eh, Tommaso. E qual è eh, la sua esperienza rispetto appunto all'essersi tipizzato eh, anche lui come eh, ha conosciuto admo e, e se eh, secondo la sua esperienza la sua visione anche magari il suo desiderio eh, lo sport può diventare uno strumento che in qualche modo aiuta a costruire una rete o eh, per dirla meglio una comunità eh, di donatori ma io per, per riprendere l'ultima domanda eh, e anche quello che ha detto il mio compagno Andrea, lo sport è un veicolo fondamentale, ma più che altro perché grandi o piccoli che siamo, noi atleti abbiamo comunque una visibilità maggiore rispetto alle persone, tra virgolette, passatemi il termine normale, comunque che non fanno il, il nostro mestiere, che non sono sotto i riflettori di domenica. Eh, proprio per questo, insomma, l'essere sotto i riflettori di domenica è anche una responsabilità, eh, e come tale, verso l'esterno. Penso che noi come persone abbiamo il, il dovere di per primi dare l'esempio. Sempre comunque come diceva Andrea, anche verso i compagni più giovani, ma proprio verso eh, qualsiasi tipo di persona che può affacciarsi al mondo dello sport e guardare, eh, cercando un esempio a noi. Quindi penso che dobbiamo essere l'esempio migliore che possiamo. Eh, io sono venuto in, in contatto con Admo. Eh, un paio di anni fa, per caso, un po' come Andrea, grazie a un volontario che mi ha sensibilizzato, e da lì appena ho capito, insomma, mi sono fatto spiegare un attimo in cosa consisteva la procedura, se, eh, e lì io ci ho pensato proprio veramente mezzo secondo: ho detto, vabbè, se, se è questo il prezzo da pagare per salvare una vita, insomma, benvenga. No? Non ci, non, non ci ho visto controindicazioni assolutamente, sono proprio quelle scelte che metti sul piatto da bilancia e fa così. Eh? Eh. Dall'altra parte c'è soltanto la paura, eh, la paura che può fare un'iniezione, la paura che può fare andare in un ospedale, la paura che può fare uscire dalla propria comfort zone. Ma una volta fatto quel passo lì si entra in una famiglia. Io mi piace sempre portare il concetto di squadra anche al di fuori dello sport. Eh, quindi mi piacerebbe anche che in Admo si formasse la squadra, la squadra giusta per poter eh, farci conoscere il più possibile per far conoscere la cultura del dono, del donare eh, insomma diffondere il più possibile la parola amore in tutte le sue sfaccettature eh, poi per il resto se noi possiamo dare una mano se io posso dare una mano in qualche modo come singolo o come atleta lo faccio molto volentieri ma ci sono persone che lavorano Molto più di noi, molto meglio di noi, in maniera diversa, per carità, ma eh, per questa associazione, per questo movimento, sono loro le persone eh, a cui va dato un grazie enorme. Noi siamo semplicemente a volte un po' la punta del, dell'iceberg, cioè eh, quelli che magari a volte sono un pochettino più in vista o hanno più visibilità. Ma chi, chi fa il lavoro vero il lavoro grosso non siamo sicuramente noi. Ecco. Quindi eh, vanno, queste persone vanno sicuramente ringraziate. Insomma, che Dio le benedica e ce ne siano sempre di più. Grazie mille, Tommaso, direi che. Quello che forse bisognerebbe fare rispetto a quello che dicevo io era fare rete, fare comunità, ma forse solamente fare squadra. Quindi riuscire a portare nella società tutta eh, l'idea di una squadra che in qualche modo eh, gioca per un fine comune. In questo caso appunto eh, dare un apporto maggiore eh, alla so società civile, semplicemente eh, donandosi agli altri in maniera gratuita. Per l'appunto quello della donazione, come si diceva anche prima, è una... Si fa in forma anonima, quindi uh, non è, de, è un gesto veramente di puro altruismo che in qualche modo aiuta a diffondersi, e eh, a far diffondere amore e in qualche modo creare eh, delle catene di solidarietà tra persone che non si conoscono. Eh, direi. Questo è fondamentale. Eh, siamo arrivati in fondo agli interventi. Intanto ringrazio tutti per, la, per i vostri contributi. Abbiamo alcune domande che hanno lasciato i, gli ascoltatori, i partecipanti alla diretta. Eh, iniziamo molto velocemente eh, con due domande per il professor Marini. Allora, eh, la prima è abbastanza eh, generica. Chiede eh, una... Una ragazza, come eh, ci si fa? Eh, lei usa le parole rincollare, come ci si rincolla eh, se mentre eh, ci si rialza arrivano altre botte? Eh, questa è, è una prima domanda. Eh, la seconda la estrapolo io rispetto a un commento, eh, un, un ragazzo ha scritto che um, interventi come questi di oggi dovrebbero essere trasmessi nelle scuole, eh, visto che lei lavora molto con eh, gli studenti, i ragazzi, volevo chiedere professore se pensa che eh, sia fondamentale fin eh, anche da, da, da ragazzi, da bambini, eh, educare, alla cultura del dono eh, per formare adulti più consapevoli, e anche più eh, predisposti a questo tipo di attività, ecco. Allora, scusa, stavo prendendo un po' di appunti perché sono due, due domande complessissime. Allora, vado in ordine. Allora, per quanto riguarda dall'ultima eh, la formazione nelle scuole assolutamente sì, noi tendiamo in modo del tutto ragionevole qualche volta a proteggere i ragazzi dal concetto di malattia, dal concetto di morte, è una forma di tutela che non tutela nel modo più assoluto. Eh, non, neanche immaginiamo le risorse che hanno i ragazzi, ne hanno più di noi. È chiaro che avendo molte risorse ma poca esperienza, eh, noi dobbiamo in qualche modo fargli tanta formazione, perché nel momento in cui li formiamo anche a cose importanti, alla malattia, il concetto di lutto. Io ho dei ragazzi di 13 anni che sono stati messi all'oscuro della morte di parenti, cioè, ma anche di 8 anni. Cioè, non va bene, comunque, noi dobbiamo sfruttare le risorse dei ragazzi, eh, fa facendogli una giusta informazione, formazione, standogli vicini, aiutandoli a capire il mondo, a interpretare il mondo. Il nostro obiettivo non è quello di mettere a riparo, di fornirgli i giusti occhiali per vedere il mondo. E quindi. La formazione in tutto questo è veramente importante. E per quanto riguarda invece eh, il rincollarsi, eh, l'appello che farei è quello di non aver paura della tristezza. Noi passiamo la vita a scappare dalle emozioni e la tristezza è la prima emozione dalla quale si scappa. ok? E la nostra emozione medica, la tristezza, è grazie alla tristezza che noi elaboriamo lutti, elaboriamo traumi, elaboriamo un sacco di cose creiamo fra l'altro dei grandissimi legami grazie alla tristezza perché eh, creiamo delle relazioni d'aiuto molto utili molto importanti tutti noi abbiamo ascoltato degli amici e abbiamo sentito l'amico vicinissimo grazie alla sua tristezza non dobbiamo averne paura anche perché se non esistesse la tristezza anche la gioia perderebbe totalmente di importanza e quindi come ci si fa a rincollare? Non abbiamo paura della tristezza, non dobbiamo scappare dalle emozioni, la tristezza in primis. E alle persone che mi chiedono: Ma la tristezza è veramente fignosa perché la, la gioia è spot e la tristezza invece è un rumore di sottofondo che qualche volta ci accompagna. Per giorni settimane anni qualche volta cioè, la natura è un po' sadica mi dicono cioè, perché la, la, è così è così rara la, la gioia ma la natura non è sadica la natura è molto più intelligente di quanto noi pensiamo la, la, la gioia è poca ai spot perché dobbiamo rincorrerla tutta la vita facendo le cose che sono in linea in linea con noi stessi con i nostri bisogni con i nostri desideri la tristezza è lunga perché se fosse corta non la scorteremmo ok e quindi è lunga perché di fatto ci sta comunicando che c'è roba che dobbiamo eh, ascoltare e che molto spesso non ascoltiamo. Quindi l'appello è quello di non aver paura, ok? Tanto meno della persistenza. Così ci rincolliamo. Grazie professore. Abbiamo due domande un pochino più tecniche, quindi credo siano rivolte alla dottoressa Campagnano, alla dottoressa Tognaccini, chi vuole ovviamente rispondere. Eh, la prima eh, chiede esattamente a chi eh, bisogna rivolgersi, eh, non presumo per essere tipizzati. Eh, questa è la prima domanda. La seconda eh, chiede: credo sia piena curiosità: eh, se si, una volta tipizzati, si trova una compatibilità con una persona all'estero, Chiede cosa succede, se, la, cioè, se il donatore parte per l'estero o ci sono altre procedure? Ecco, Non so chi di voi vuole rispondere, ma vi lascio la parola, prego. Parti. Chi parte? Vabbè, comincio io, via. Partiamo da, così poi la dottoressa Sognaccini da tutte le risposte tecniche. Allora, il donatore non si muove. Essendo un registro mondiale, il donatore rimane... Vicino a casa sua, un centro trasfusionale, sempre in un ospedale, quindi il posto più vicino a casa sua, dove può o avere l'intervento dalle criste iliache, oppure il prelievo in aferesi. sono le sacche che viaggiano. E qui vorrei ricordare due cose. In primo, intanto le sacche viaggiano perché ci sono vettori, cioè proprio corrieri specializzati che portano le sacche su tutti a giro per il mondo. Spesso e volentieri il donatore è o in eh, sala operatoria o al centro trasfusionale, c'è cioè già la persona che deve portare la sacca secondo determinati criteri di sicurezza, non si porta il sacchettino della spesa, che aspetta. È lì già pronto col biglietto d'aereo di treno quel che serve vorrei ricordare qui a firenze c'è un'associazione di volontariato è il nucleo ehm, operatori di protezione civile che fa questo lavoro gratuitamente oppure in italia dalla toscana anche L'SWS è un'associazione, anche questa, di volontari, che fa capo alla pubblica assistenza di Livorno. Quindi dall'estero poi ci sono altri corrieri che portano in Italia. Anche se vi trasferite in qualunque parte del mondo, lì dove siete, vi prenderanno in carico, anche se siete iscritti nel registro italiano, ma sarà la vostra sacca con le sue preziose cellule, a essere portata a tempo di record. Vorrei ricordare una cosa, la racconta la dottoressa Nicoletta Sacchi, che è direttore dell'IBMDR, allora, che ha raccontato recentemente che l'anno scorso si tornò, se vi ricordate, per la pandemia, alla chiusura delle frontiere. Bene. Eh, Pieraccini, che è il presidente del nucleo di operatori protezione civile, portò la sacca al Brennero. Sembrava di essere tornati ai tempi della guerra. In terra di nessuno veniva un altro medico, era un medico che era venuto a prenderlo da un ospedale austriaco. Quindi, in terra di nessuno, come una volta, questa sacca passò dalla Toscana. All'Austria, per dire um, c'è da stare tranquilli. Vorrei ricordare una piccola cosa ancora, Adriana, scusami. Le cellule staminali sono anche nel cordone ombelicale. E nel cordone ombelicale c'è un'associazione di signore donatrici di sangue cordonale che, diciamo così, vengono raccolte queste cellule staminali sono di neonati e hanno un uso terapeutico particolare. Anche questo per le uscemie, ma per dire, cioè, è il mondo, noi collaboriamo con la Disco, l'Associazione delle Signore Donatrici, quindi fra noi c'è un rapporto, poi fra tutte le associazioni del dono, c'è un rapporto di collaborazione, perché il dono è un gesto universale. Grazie. Adriana, tocca a te. Allora, l'altra domanda, se non ricordo male, era su come si deve fare per iscriversi. Sì, qual, eh, è il, come dice... qual è insieme, il primo passaggio era... effettivo da fare? Uh, scusa, mi ho perso le parole. Qual è il primo step che una persona vuole fare per tipizzarsi? Cioè, chi deve contattare, allora, dove va, cosa fa? Sì, sì, allora, come vi dicevo prima, le modalità principali sono due, diciamo, o tre. Una può essere quella di contattare direttamente il centro trasfusionale della sua zona. L'altra modalità è quella di contattare l'ADMO della sua zona. E ovviamente, se uno va su internet e cerca, nel nostro caso, per esempio, ADMO Toscana, trova tutti i riferimenti delle ADMO che ci sono in provincia, con i numeri di telefono, le mail e così via. Altrimenti si può andare sul sito, come vi dicevo prima, di donatoriadmo.org e fare una sorta di preiscrizione sul sito. Dopodiché vieni contattato direttamente da Admo che ti prende l'appuntamento al centro trasfusionale. Perché poi, in ogni caso, diciamo così, il momento pratico in cui uno fa la tipizzazione è al centro trasfusionale, dove riempirà questo questionario, verrà visitato molto brevemente da un medico, farà il prelievo di queste due provettine, diventando. Uh, finalmente un potenziale donatore, quindi uno da iscrivere nel registro. Una volta fatta la tipizzazione verrà iscritto nel registro e lì, come vi dicevo prima, rimane fino al compimento dei 55 anni. Quindi in pratica vi potete rivolgere o all'Admo della vostra zona o all'Admo al, anche italiano, cioè andando sul sito di Admo o direttamente al centro sospensionale della vostra zona. Questo è un pochino diverso a seconda delle serie, ma le modalità possibili sono queste tre. E nella pratica, come vi dicevo, non c'è da fare niente di particolare, perché trattandosi solo di una semplice visita, di un prelievo di due provettine non ci sono cose particolari che deve fare il donatore all'inizio, né che riguardo, so, non deve stare a digiuno, non deve fare diete, non deve fare niente di particolare. ecco Deve soltanto contattare le strutture per prendere un appuntamento e andare a fare questa cosa banalissima. Tutto qui. Grazie alla dottoressa Campagnano, e grazie a dottor Tognaccini. Mm -hmm. eh, le domande del pubblico diciamo, sono esaurite. Chiederei anche a voi se avete qualcos'altro da, da aggiungere, qualche commento, qualche pensiero rispetto anche a tutto quello che ci siamo detti. Vi lascio volentieri la parola. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a Bianca dell'idea, della testimonianza. Grazie ai nostri atleti che sono stati veramente meravigliosi. E grazie a Adriana, impagabile come sempre nel dare spiegazioni. Al professor Marini che è stata una conoscenza che ci ha permesso anche di approfondire altri aspetti. Speriamo, ora speriamo veramente che questa cultura del dono si diffonda veramente sempre più, anche perché se si diffonde il concetto della gratuità non ha che da guadagnarne tutta la società civile, a prescindere da qualunque credo religioso, da qualunque posizione politica. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. Grazie a voi. Bene, ci, avvi... a voi. ci avviamo appunto alla chiusura, Bianca. Sì, allora io ci tengo veramente a ringraziarvi ad uno ad uno per essere stati nostri ospiti stasera, grazie al professor Marini. Grazie alla dottoressa Campagnano, grazie alla dottoressa Tognaccini, a Nicole Della Monica, grazie ad Andrea Benevelli e Tommaso Raspino, grazie a Gianluca di cuore. Eh, ecco grazie detto. Grazie, <ride> grazie a Gianluca di cuore a tutto il Comitato Toscana che ci ha aiutato in questi mesi ad organizzare questa conferenza, a AIGU, la nostra associazione, a tutti i soci. Io vi vorrei lasciare con una frase, con un pensiero di Edith Stein. Lei diceva che donarsi non è un atto in cui ci si spossessa, in cui si perde qualcosa di noi. Tutto il contrario, è l'atto in cui ci si impossessa di noi stessi ed è proprio in quel momento in cui siamo noi stessi a pieno. Ecco, secondo me questa è una bellissima immagine, immagine che è un po' il fil rouge di tutte le vostre testimonianze. Quindi davvero grazie ancora per aver partecipato a questa diretta, a voi ospiti, a chi ci sta ascoltando in questo momento. e Grazie buona serata. Mi accodo ai ringraziamenti e saluti di Bianca e un grazie speciale va a Bianca che è stata l'ideatrice e la promotrice di questo di quest evento e poi mi permetto di fare un, un augurio speciale a Nicole che, per il suo compleanno e tantissimi auguri e grazie per aver condiviso qualche ora della, del tuo compleanno insieme a noi eh, hai, fatto, hai fatto tu a noi un regalo molto speciale e <ride> E direi grazie a tutti e speriamo di poterci ritrovare presto con altre attività ed eventi. Una buona serata a tutti. Grazie. Ciao, grazie, grazie a tutti. Grazie. A tutti. grazie. grazie.